Fino allo scorso agosto l'attore smentiva la crisi ma, stando alle ultime indiscrezioni, il matrimonio era finito già da tempo. Claudio Amendola e Francesca Neri si sarebbero separati. Il condizionale è d'obbligo perché i diretti interessati continuano a tenere le bocche cucite, ma la ricostruzione fatta dal Messaggero appare più credibile che mai. Fino allo scorso agosto l'attore romano smentiva la crisi, ma pare che in realtà il matrimonio fosse finito da tempo. Secondo il quotidiano romano, Amendola e Neri avrebbero raggiunto un accordo extragiudiziale con grande serenità e lo avrebbero depositato nelle cancellerie del Tribunale di Roma già dalla seconda settimana di ottobre. Mancherebbe solo l'ufficialità da parte del giudice, insomma. Ma sarebbe ufficiale che i due attori non sono più una coppia. Tra l'altro la star dei Cesaroni, grande tifoso romanista, avrebbe avuto al suo fianco lo stesso legale di Francesco Totti, che cura da anni più gli interessi della Roma, ovvero Antonio Conte. Francesca Neri, invece, si sarebbe affidata all'avvocato Paola Frigione. Come puntualizza il Messaggero, l'ex opinionista del Grande Fratello di Alessia Marcuzzi avrebbe lasciato il tetto coniugale già dallo scorso luglio, nonostante proprio in quel periodo avesse smentito le voci di una crisi. Stando all'accordo raggiunto, dovrà pagare un assegno di mantenimento mensile all'ex moglie e al figlio Rocco che hanno in comune e che oggi ha 23 anni. La casa di famiglia resterà alla Neri.